Vi ringrazio della vostra partecipazione a questa iniziativa del Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare dell'Università degli Studi di Milano, che prevede un ciclo di quattro webinar intitolato Progetto IALS, unicità di un percorso per la valorizzazione dell'agricoltura di montagna. Il primo webinar si è svolto settimana scorsa, giovedì scorso, e abbiamo gli altri appuntamenti fissati per ogni giovedì fino all'8 luglio, in cui ci sarà una tavola rotonda conclusiva di questo evento. La finalità di questa iniziativa è quella di presentarvi principalmente i risultati del progetto IALS, sistemi integrati di allevamento alpino dai servizi ecosistemici ai prodotti di alta montagna, di cui sono responsabile scientifico, e di aprire quindi un dibattito per definire delle best practices per la valorizzazione dell'agricoltura di montagna. In particolar modo ci occupiamo di zootecnia di montagna. Il nostro progetto è stato selezionato tra tanti e finanziato da Ager, Agroalimentare e Ricerca, e quindi permettetemi di ringraziare Ager nella persona della dottoressa Valentina Cairo dell'area ricerca scientifica, a cui lascio la parola per un saluto a tutti voi. Grazie Valentina Cairo. Eccomi, buongiorno. Scusate la luce, ma mi devo proteggere dal caldo terribile e questo mi fa venire ancora più voglia di ascoltare, di sentir parlare di montagna e di climi un pochino più gradevoli. Quindi mi scuso per questa luce. Grazie alla professoressa Gaviglio, grazie a voi di essere intervenuti. Sì, come ha detto la professoressa Gaviglio, questo progetto IALS è stato selezionato all'interno del bando Agricoltura di Montagna, che aveva lo scopo di identificare soluzioni per migliorare la sostenibilità e diciamo, l'economia, la competitività del settore zootecnico montano, dell'agricoltura di montagna in generale e del settore zootecnico. L'approccio di IALS è un approccio particolare perché abbraccia completamente una filiera, che è quella della produzione lattiero-caseare di montagna, e questi ultimi webinar, questi eventi finali hanno proprio lo scopo di ottenere, di trasferire una serie di informazioni dal caso specifico estendere questi risultati da un caso specifico a un mondo più generale e trovare delle soluzioni per la montagna. Ager è un'associazione di fondazione di origine bancaria che ha deciso di occuparsi di agricoltura e di ricerca, quindi sosteniamo progetti in questo ambito e crediamo assolutamente che questo impegno sia positivo e debba continuare. Siamo felici che i progetti che noi sosteniamo seguano questo nostro desiderio di lavorare per trovare delle indicazioni generali, pratiche applicabili delle soluzioni per il nostro sistema agroalimentare. Quindi molto volentieri partecipo anche oggi a questo webinar. Ringrazio ancora la professoressa Gaviglio e rimango felicemente in attesa del fresco montano. Grazie, dottoressa Cairo. Volevo anche ringraziare la partecipazione del dottor Gianni Morandi, che è il direttore della Latteria Sociale Antigoriana di Crodo, nel ruolo di rapporteur finale, quindi tirerà un po' le conclusioni di questo secondo webinar, però sarà anche una parte attiva nella tavola rotonda finale, a cui appunto già da ora è invitato. Infine vorrei ringraziare Ars Unibco, l'Associazione per lo sviluppo della cultura, degli studi universitari e della ricerca del Verbano Cuso Ossola, nelle persone del dottor Cottini e della dottoressa Fidi, per averci supportato nell'attività di comunicazione in tutti questi anni, o supportato, dipende dai punti di vista, insieme anche al dottor Riccardo Loberti di Ager. Apriamo quindi il secondo webinar. Vedete, il titolo è Agricoltura di montagna, zootecnia estensiva, servizi ecosistemici e sostenibilità ambientale. Però prima di dare la parola ai nostri tre relatori, vorrei presentarvi brevemente le finalità del nostro progetto IALS, di cui vi abbiamo appena parlato.
Dunque, da dove siamo partiti per progettare il nostro lavoro, quindi il nostro lavoro di ricerca? Semplicemente da alcune considerazioni sul ruolo che può e che ha l'agricoltura minimontana. Essa svolge un ruolo multifunzionale, sicuramente di primo piano, infatti ha un importante valore strategico, culturale, sociale, economico per questi territori, dove spesso le produzioni di alta qualità, da cui hanno origine ovviamente, hanno un potenziale economico, ahimè, abbastanza inespresso. La zootecnia di montagna purtroppo è uno dei beni pubblici più sottovalutati, anche se fornisce una serie di servizi ecosistemici di cui ci parleranno i nostri relatori, fondamentali per la sopravvivenza dei territori alpini, favorendo quindi ovviamente il benessere un po' di tutti, quindi dell'intera collettività, e creando un fattore volano per altri settori, in particolar modo per l'economia appunto locale. Attraverso il lavoro di un gruppo di ricerca multidisciplinare, il progetto ha avuto l'obiettivo di sostenere proprio la filiera lattiero-casearia di montagna, valorizzando ovviamente o cercando di valorizzare le sue produzioni di alta qualità, in modo da poter potenziare la sostenibilità e la resilienza delle attività agrozootecniche di montagna. In pratica, cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto determinare, tracciare e comunicare le caratteristiche dei diversi sistemi di allevamento basati su pascolo e su erba fresca sfalciata in termini di unicità di prodotti, prodotto appunto latte e prodotto formaggio. In poche parole, abbiamo, come dire, voluto evidenziare e quindi tener traccia delle proprietà e dei composti associati a un particolare significato nutrizionale che caratterizzano l'erba di cui si nutrono appunto le bovine e riconoscere la loro presenza anche nei prodotti che ne derivano. Quindi, qui in questo modo noi abbiamo potuto comunicare al consumatore tutto questo per fare in modo che il consumatore creda in questi prodotti, nella qualità, nella salubrità di questi prodotti e verificare se questi attributi determinano una disponibilità a pagare più elevata da parte dei consumatori, appunto, di questi prodotti latte e formaggio. Dove abbiamo svolto le nostre indagini? Nel bellissimo paesaggio della Val d'Ossola, dove si trovano appunto gli allevamenti caso studio che abbiamo interrogato e che ci hanno aiutato moltissimo, in particolare Formazza Agricola nella persona di Lara Pennati e l'azienda agricola della Piazza nella persona di Jody Maccagno. Lasciatemeli ringraziare infinitamente perché sono stati molto disponibili, ci hanno trasmesso soprattutto la loro grande passione nel lavoro che svolgono all'interno della loro azienda ogni giorno, ma li ritroveremo come protagonisti nella tavola rotonda appunto dell'8 luglio. La forza del progetto sta anche nell'aver coinvolto in modo diretto tutta la comunità locale, quella appunto della Val d'Ossola, e ovviamente anche aver preso in considerazione il nostro consumatore finale. E abbiamo anche cercato di utilizzare tutte quelle che sono le competenze presenti sul territorio che abbiamo trovato e che anche Arsu Nibco ci ha fatto conoscere in questi anni. Altra cosa importante è la forte comunicazione che abbiamo voluto dare alla disseminazione dei risultati attraverso un sito ad hoc del progetto dove trovate tutte le informazioni, attraverso articoli scientifici di cui noi siamo esperti, ma anche attraverso articoli divulgativi e poi infine da questo ciclo di webinar che racchiude un pochino il succo, i risultati finali. Diciamo, tutto questo a noi ha la finalità di poter esportare nelle altre zone alpine di montagna le nostre conoscenze, ciò che noi abbiamo acquisito in questi anni.
Ovviamente il nostro intento finale è di restituire all'agricoltura montana le esperienze più significative da noi rilevate che hanno permesso ovviamente di ottenere questi risultati, ma anche i migliori risultati possibili, ovviamente relativamente al contesto che noi abbiamo studiato, quindi la Val d'Ossola. E queste esperienze poi nei quattro webinar verranno integrate da quelle di ricercatori appassionati come noi della valorizzazione di questo bene così prezioso che è appunto la montagna, proprio intervenendo all'interno di questi webinar come portatori sempre di conoscenze affini a quelle che noi abbiamo utilizzato all'interno del nostro progetto. I partner, ecco, sono tre università, quattro dipartimenti, 18 ricercatori e come vi dicevo anche Ars Unibco. Ecco le fasi del progetto. In particolare, la prima fase si è concentrata sulle proprietà funzionali, sulla scoperta delle proprietà funzionali del foraggio che viene dato alle bovine, del latte e del formaggio che ne derivano. Queste informazioni sono state appunto ricavate nelle due aziende caso di studio e dai risultati ottenuti e quindi dal confronto con relatori esterni affini a queste tematiche scaturisce appunto l'idea dei primi due webinar che in calendario sono stati appunto settimana scorsa e oggi. La seconda fase si è invece occupata del consumatore e della disponibilità a pagare per questo meraviglioso prodotto di montagna. Peccato non abbiate potuto assaggiarlo come in un vero, diciamo, convegno, diciamo, in loco, e si è occupata anche della stima del valore ambientale di queste produzioni zootecniche. Quindi, sempre dai risultati ottenuti e dalla esperienza dei reattori che vi porteremo, è scaturita l'idea appunto degli ultimi due webinar che sono in calendario per il 24 giugno e per il 1° luglio. Col team di ricerca, che ringrazio infinitamente per il lavoro che ha svolto in questi anni, per la professionalità che è dimostrata, per l'amicizia perché è nata, e oggi conoscerete appunto alcuni di loro che presenteranno i risultati più rilevanti che hanno ottenuto. Ovviamente tutti noi ricercatori saremo presenti insieme agli stakeholder del territorio montano e cercheremo di animare un pochino il dibattito sul tema nella tavola rotonda che è prevista appunto per l'8 di luglio e quindi vi aspettiamo numerosi anche lì. Bene, entriamo quindi nel vivo di questo secondo webinar. Si susseguiranno tre relatori che già da ora ringrazio per la loro disponibilità. Il professor Maurizio Ramanzin dell'Università degli Studi di Padova e i professori Pierpaolo Danieli e Riccardo Prini dell'Università della Tuscia. E ovviamente le conclusioni, come abbiamo detto, saranno affidate al dottor Giovanni Gianni Morandi. Questo webinar si focalizza in particolar modo sui servizi ecosistemici dei sistemi zootecnici di montagna, quindi su tutti quei benefici che essi forniscono alla società in termini di approvvigionamento, di cultura, di regolazione attraverso specifiche pratiche agro-zootecniche. Ovviamente sappiamo che la loro individuazione, l'individuazione di queste pratiche e di questi benefici, conoscere queste pratiche e questi benefici è molto importante per poter garantire una gestione sostenibile delle attività produttive di montagna da un punto di vista economico, ambientale e sociale, e anche per agevolare quella che è la promozione della valorizzazione dei prodotti che ne derivano, di cui parleremo appunto negli ultimi due webinar. Pertanto, i relatori invitati intendono dare risposte a queste domande obiettivo che voi vedete qui elencate, con ovviamente le loro attività di ricerca nel progetto stesso, ma anche con le loro esperienze in campo sul tema. Quindi, prima di tutto, cercheranno di rispondere alla domanda in che modo lo schema concettuale dei servizi ecosistemici
può aiutare nell'affrontare la sostenibilità degli allevamenti. Poi, quali richieste della società non sono coperte dai servizi ecosistemici? E ancora, in che modo l'approccio adottato per valutare le performance ambientali dei prodotti caseari di montagna può contribuire al miglioramento della sostenibilità aziendale? E infine, la dimostrazione che i sistemi agricoli e zootecnici tradizionali riducono l'erosione del suolo, aumentandone la capacità di fornire servizi ecosistemici, può essere un elemento di valorizzazione commerciale proprio anche dei prodotti ottenuti con questi sistemi. Potete trovare tutto il nostro lavoro e la registrazione dei vari interventi agli webinar al sito del progetto qui sotto evidenziato e ora darei la parola al professor Maurizio Ramanzin con la prima relazione dal titolo Servizi ecosistemici e multifunzionalità dei sistemi zootecnici di montagna. Buonasera a tutti, chiedo intanto se si vede sullo schermo la presentazione e se mi sentite. Sì, grazie, vediamo e sentiamo. Grazie per l'introduzione, ringrazio gli organizzatori di questo webinar che senza citarli tutti quanti, anche perché io non ho fatto parte di questo progetto e quindi questo invito mi consente di trasmettere alcune flash, fondamentalmente perché non potrà essere certamente una trattazione esostiva, ma alcune idee che lavorando sul tema dei servizi ecosistemici, della multifunzionalità dei sistemi zootecnici di montagna al Dipartimento DAFNAI dell'Università di Padova, insieme con il mio collega Enrico Sturaro, ci siamo fatti nel corso di gli ultimi anni di attività di ricerca. Entro subito nella tematica della mia presentazione e penso che qualche minuto sulla introduzione di cosa sono i servizi ecosistemici possa essere utile. I servizi ecosistemici in realtà sono uno schema concettuale, un modo per considerare i benefici che il contributo che gli ecosistemi forniscono al benessere dell'uomo, quindi non al reddito, ma al benessere globale della società. E parlando di ecosistemi, consideriamo tutti gli ecosistemi, sia quelli naturali che quelli seminaturali che quelli artificiali, e questi contributi sono derivati anche in combinazione con gli input e con la tecnologia, perché l'uomo in questa visione fa parte integrale degli ecosistemi. Fondamentalmente, questo concetto, pur essendo molto recente, si è diffuso ampiamente nel mondo scientifico, ma anche nel mondo operativo e nel mondo delle politiche pubbliche, con una serie anche di evoluzioni nella classificazione, ne parleremo fra un attimo. Perché? Perché il concetto di fondo di questo schema è di fare da ponte fra l'ecologia e l'economia, cioè di creare una sinergia positiva fra lo sviluppo economico e la conservazione della natura. In che modo? Se noi consideriamo l'ambito ecologico, gli ecosistemi ci aiutano a classificare e a definire la varietà delle risorse naturali e del loro funzionamento. Da questo funzionamento derivano dei servizi. Nel momento in cui questi servizi sono fruiti dalla società, diventano un beneficio che assume un valore. Quindi è un valore che può essere economico, diretto o indiretto, ma anche sociale. Nel momento in cui la società diventa consapevole della varietà di questi benefici e del valore che hanno, inevitabilmente attraverso attività economiche dirette, private, ma anche attraverso politiche settoriali, determinerà una gestione degli ecosistemi tale da consentire la continuazione dell'erogazione di questi servizi e quindi la continuazione della massimizzazione del benessere per la società. Quindi in realtà non si tratta di un concetto di tipo puramente ecologico, ma è un concetto che mette insieme ecologia ed economia. E a questo punto la domanda è:
quali categorie, quali sono questi servizi ecosistemici. Io per brevità anche della mia presentazione descriverò questa classificazione collegandola proprio ai sistemi agrozootecnici. I sistemi agrozootecnici sono importanti dal punto di vista dei servizi ecosistemici perché innanzitutto gestiscono degli agroecosistemi differenziati a seconda del tipo di sistema zootecnico che si collega ad essi e quindi possono fornire dei benefici sia dagli agroecosistemi che sono gestiti, ma anche dagli in questi specifici agroecosistemi. E quindi per questo ci sono le frecce verdi che indicano queste relazioni. La categoria che tutti noi associamo subito, scusate, dei servizi ecosistemici che tutti noi associamo subito ai sistemi agrozootecnici sono quel tipo di servizi che sono chiamati di approvvigionamento, cioè sono dei servizi che comprendono beni direttamente utilizzabili. Se parlassimo di foreste, potremmo parlare di legno, di legname, per esempio. Se parlassimo di ghiacciai, potremmo parlare di acqua potabile o di fiumi. Nel caso dei sistemi agrozootecnici, ovviamente ci vengono in mente subito la produzione di prodotti alimenti di origine animale, ma possono essere anche fibre. Un aspetto importante è anche quello della conservazione delle risorse genetiche allevate. Questi sistemi di approvvigionamento, lo vedete, l'ho scritto qua, si caratterizzano per avere un mercato, quindi sono misurabili e hanno una valutazione economica diretta che deriva dal prezzo di mercato. Tuttavia, ad essi poi dobbiamo aggiungere tutta una serie di servizi senza mercato, che sono chiamati servizi non provisioning, non di approvvigionamento, che caratterizzano tutti i diversi tipi di ecosistemi e i loro sistemi di gestione. Io qui li esemplificherò per gli allevamenti. Una prima categoria di questo tipo di servizi che sono pubblici e non hanno un mercato, sono pubblici significa che non possono essere privatizzati da un singolo e un singolo non preclude l'uso della società e che non hanno un mercato significa che non possono essere acquistati o venduti, non hanno una valutazione monetaria diretta attraverso il mercato. Una prima categoria riguarda il contributo degli ecosistemi alla conservazione di habitat di specie animali e vegetali e in generale alla conservazione della biodiversità. Da questo punto di vista, ovviamente ciascun tipo di ecosistema ha il suo ruolo. Nel caso degli agroecosistemi è evidente che un tipo di agroecosistema che massimizzi i servizi di approvvigionamento sarà un agroecosistema semplificato, e quindi questo qui che vedete a sinistra, mentre un agroecosistema di un allevamento più estensivo avrà ovviamente una minore capacità di fornire prodotti di approvvigionamento, ma potrà avere un ruolo importante, e questo è un ruolo che spesso che va riconosciuto alla capacità di molti allevamenti estensivi di montagna di conservare praterie ad alta biodiversità che altrimenti scomparirebbero e spesso queste praterie hanno anche un valore come prioritario per l'Unione Europea. In altri ambienti, non alpini, non montani, ci sono altri tipi di habitat che sono ovviamente gestiti dai sistemi agrozootecnici, quindi questo significa anche. Uso anche questo esempio per passare a un altro concetto generale, che nell'ambito di ciascuna categoria di servizio ecosistemico, poi localmente lo specifico servizio può differenziarsi o può cambiare. Ci sono poi i servizi ecosistemici di regolazione, fondamentalmente come gli ecosistemi regolano processi e cicli. Ad esempio, come gli ecosistemi possono contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico, alla depurazione delle acque del suolo, alla conservazione del suolo e quindi alla protezione dall'erosione, di cui si parlerà più tardi, e come possono contribuire, nel caso sempre degli allevamenti, alla
prevenzione degli incendi, quindi anche in questo caso ovviamente i diversi servizi hanno importanze locali variabili. È chiaro che la protezione dagli incendi ha più rilevanza in certi climi che non in altri. Infine, una quarta categoria di servizi ecosistemici riguarda i servizi ecosistemici di tipo culturale. Questi sono, a mio parere, dei servizi ecosistemici che per il benessere della società sono molto importanti e sono percepiti anche come molto importanti, ma in maniera inconsapevole, spesso senza collegarli consapevolmente agli ecosistemi e alle pratiche di gestione degli ecosistemi che li generano. Fondamentalmente sono il modo in cui gli ecosistemi contribuiscono a soddisfare le esigenze culturali, ricreative, spirituali, di benessere in generale delle persone e della società. Da questo punto di vista, i sistemi agrozootecnici sono importanti non solo per il tipo di agroecosistemi che gestiscono, che contribuiscono alla qualità estetica del paesaggio, all'identità culturale, alla conservazione dell'eredità culturale e contribuiscono alla qualità estetica, ma anche perché in questa componente entrano sicuramente anche gli animali che sono allevati, pensiamo al ruolo che hanno le razze locali da questo punto di vista e al ruolo che hanno molte manifestazioni folcloristiche che sono evidentemente legate alla presenza degli animali. Bene, finora abbiamo parlato degli aspetti positivi, ci sono certamente anche gli aspetti negativi, e cioè il fatto che a seconda di come i sistemi agrozootecnici gestiscono, come i sistemi zootecnici gestiscono i loro agroecosistemi, ci possono essere anche dei disservizi, cioè degli impatti negativi. Sappiamo, abbiamo tutti ben presente l'impatto della zootecnia sul cambiamento climatico, ma ce ne possono essere altri. Anche da questo punto di vista, vorrei sottolineare come non esiste una dicotomia sistemi positivi, sistemi negativi, ma pur essendoci delle tendenze, è chiaro ad esempio che un arativo è più propenso all'erosione che un prato o un pascolo, ma se un pascolo è mal gestito, può anche questo essere fonte di degrado. Manca poi una componente in questo complesso ed è il fatto che i sistemi agrozootecnici funzionano perché beneficiano di servizi ecosistemici, cioè di tutti quei servizi che consentono il funzionamento dell'agroecosistema e quindi i cicli dell'acqua, dei nutrienti, la conservazione della fertilità del suolo, eccetera, eccetera. Quindi questo aspetto è stato negli ultimi decenni poco considerato, mentre adesso sta tornando prepotentemente di importanza. Pensiamo all'interesse che crescente verso il contenuto di sostanza organica di carbonio e i cicli di nutrienti nel suolo e l'importanza anche che l'Unione Europea sta dando a questi temi. E ovviamente anche su questo aspetto i diversi servizi ecosistemici possono avere degli impatti positivi o degli impatti negativi. Quindi per proprio sintetizzare, il concetto di servizi ecosistemici ci aiuta a vedere la varietà di benefici o di impatti negativi che è inevitabilmente collegata ai diversi sistemi zootecnici. Un sistema agrozootecnico è inevitabilmente multifunzionale, può essere polarizzato verso una singola funzione, ad esempio l'approvvigionamento, o può essere più diversificato nelle diverse funzioni. Con questo approccio ci aiuta a capire meglio questa diversità di benefici e possibili impatti e soprattutto a collegarli al tipo di agroecosistema e di allevamento che li può fornire. Come possiamo usare queste considerazioni anche da un punto di vista di approccio alla sostenibilità? Ora, io in questa slide ho elencato in maniera anche non sistematica, una serie di priorità che mi sembrano evidenti nelle ultime strategie e evoluzioni della politica europea. Ad
Alcune di queste sono relative agli aspetti ambientali e il peso che nelle prossime politiche europee e anche nelle politiche agricole verrà dato al ruolo della zootecnia nel cambiamento climatico è molto importante, però si è cominciato a parlare anche in maniera esplicita di riduzione di escrezione di altri nutrienti e di conservazione del buono stato di salute degli ecosistemi e dei loro servizi e diventa sempre più importante la conservazione di habitat e biodiversità. Ora, da questo punto di vista, forse noi possiamo usare lo schema, ripeto, concettuale dei servizi ecosistemici per migliorare anche il nostro approccio alla valutazione di questi, della sostenibilità ambientale. Finora, un aspetto dominante nella valutazione della sostenibilità ambientale degli allevamenti è stato quello degli impatti, in particolare dell'impatto sul cambiamento climatico o sulla riduzione o sull'escrezione di nutrienti, basandosi su stime, su approcci di tipo LCA. Questa che vedete qui è una sintesi di mi pare, 130 lavori circa che avevano applicato questa metodologia di life cycle assessment per calcolare diverse categorie di impatto sugli allevamenti. Tutti questi studi ovviamente avevano considerato l'impatto in termini di cambiamento climatico, ma una piccolissima parte aveva potuto considerare gli impatti aveva considerato gli impatti sulla biodiversità. Quindi è chiaro che certi aspetti della sostenibilità ambientale degli allevamenti, sia in senso positivo che in senso negativo, non possono essere ben approcciati da questo tipo di metodologia, o comunque sono molto più difficili da inserire. Un altro esempio che mi viene in mente è il consumo di suolo, che ovviamente, visto che il Life Cycle Assessment misura impatti, è visto come un aspetto negativo. E quindi più un allevamento utilizza superficie agraria per esempio, unità produttiva o per unità di prodotto, più questo è negativo. Però, se esiste una competizione per l'uso di queste superfici, oppure se invece la conservazione di queste superfici, come possono essere delle praterie ad alto valore naturalistico, estetico e paesaggistico, devono essere gestite da questo tipo di dagli allevamenti estensivi, per esempio, per essere conservate. In questo caso avremo in realtà un prodotto. Molti studi hanno anche considerato gli impatti sul potenziale di eutrofizzazione e di acidificazione, quasi la metà praticamente in questi studi. Anche da questo punto di vista, se esprimiamo l'impatto per unità di prodotto, quindi per esempio per chilo di latte, parlando di allevamenti da latte di montagna, gli allevamenti di montagna sono perdenti rispetto agli allevamenti di pianura perché hanno una minore intensità di produzione e quindi per unità di prodotto di latte hanno una maggiore escrezione. Ma se riferiamo l'escrezione all'unità di superficie, quindi all'ettaro di superficie, e questo è anche, secondo me, più coerente per questo tipo di impatti, visto che vanno poi a influire sulla salute e sulla qualità dei suoli e delle acque più che del clima, e quindi hanno un impatto locale, otteniamo il risultato opposto. Gli allevamenti estensivi, avendo un carico minore e importando meno nutrienti, hanno escrezioni minori. Un altro esempio, consumo di risorse, per esempio consumo di energia o efficienza energetica. È indubbio che l'efficienza di conversione dell'energia o della proteina in energia o proteina del latte, per esempio, è migliore se consideriamo globalmente l'energia per un allevamento intensivo di pianura rispetto a un allevamento estensivo di montagna che ha una produttività minore. Ma se consideriamo il fatto che l'allevamento di montagna ha un utilizzo di alimenti concentrati e quindi potenzialmente disponibile per l'alimentazione umana minore, e esprimiamo l'efficienza invece di conversione di alimento che l'uomo non potrebbe utilizzare come l'erba in alimento di alto valore, otteniamo ancora una volta il risultato opposto. Gli allevamenti di montagna sono favoriti. Infine, tutti questi studi hanno considerato l'impatto del cambiamento climatico e normalmente questo impatto viene attribuito
a uno o due prodotti, un prodotto e un coprodotto, ad esempio al prodotto latte e al coprodotto carne associata. E questo è corretto, secondo me, se abbiamo allevamenti con una multifunzionalità molto limitata e quindi che fondamentalmente producono solo servizi e benefici di approvvigionamento. Però allevamenti di tipo estensivo producono anche altri tipi di benefici che, se considerati, nella allocazione degli impatti si potrebbero prendere una quota dell'impatto complessivo dell'allevamento e quindi ridurre il peso che viene attribuito all'unità di prodotto. Ora io con questo ho lasciato solo dei flash, ovviamente sono quasi delle provocazioni perché non sono riuscito poi a spiegarli nel dettaglio, però quello che voglio dire è che è importante che nel nostro approcciare la sostenibilità ambientale degli allevamenti, da un lato certamente consideriamo la fondamentale importanza di ridurre l'impatto questi hanno sulla produzione di gas serra, senza però andare a penalizzare altri tipi di benefici che possono essere ad essi collegati. E da questo punto di vista, certamente, un approccio di consapevolezza legato alla conoscenza dei servizi ecosistemici degli allevamenti ci aiuta ad interpretare meglio i risultati di questi studi. Dall'altro punto di vista, questi studi non riescono a considerare una serie di benefici, biodiversità o culturali, che è importante invece, di cui è importante tenere conto. Due parole per affrontare poi questi ultimi aspetti che sono altrettanto sono altre priorità nelle politiche, nuove politiche e strategie europee, e quindi il fatto che le produzioni agrozootecniche vanno inserite in una circolarità che riguarda i consumi alimentari e la produzione di cibo, con tutte le loro interazioni, relative. Il fatto che è importante arrivare ad una giusta remunerazione dell'agricoltore, dell'allevatore nel nostro caso, e che è importante anche arrivare a una corretta informazione del consumatore sui prodotti che può acquistare. E quindi, ultima parte della mia relazione, come i servizi ecosistemici possono anche aiutarci, a mio parere, a valorizzare la multifunzionalità degli allevamenti, seguendo un po' lo schema che avevo mostrato all'inizio della mia presentazione. Gli agroecosistemi si collegano a determinati sistemi di allevamento. Insieme, agroecosistemi e allevamenti forniscono servizi ecosistemici che contribuiscono alla multifunzionalità e quindi a fornire una serie di benefici multipli alla società. La società in realtà poi però è l'elemento che determina l'evoluzione degli allevamenti e degli agroecosistemi ad essi collegati tramite fondamentalmente due meccanismi. Uno sono le richieste dirette legate al mercato, quindi ai prezzi e ai costi di produzione. L'altra sono le politiche pubbliche, non solo quelle agricole, ma anche quelle ambientali o altre politiche che influiscono sugli allevamenti o anche sugli agroecosistemi, modificando le pratiche gestionali. Allora, è in questo flusso che ci si deve inserire con una serie di step. Secondo me, il più importante, cioè il primo, è quello che parte dall'identificazione di quali sono i servizi ecosistemici pubblici. In questo caso io mi riferisco soprattutto a questi, non mi riferisco a quelli di approvvigionamento, e alle pratiche di gestione degli allevamenti e degli agroecosistemi che li forniscono. Queste pratiche di gestione vanno ovviamente capite, studiate anche nei diversi contesti locali, a seconda dei diversi tipi di agroecosistemi. Il passo successivo, o comunque collegato, è quello di identificare il valore che la società dà ai servizi ecosistemici pubblici. E anche di questo si parlerà, cioè so che ho visto che di questo si parlerà nei prossimi webinar. Io vorrei solo dare due o tre elementi che mi sembrano importanti. Il primo è che è fondamentale che ancora la società
sia gli stakeholder nel settore produttivo, ma sia il resto della società, hanno una conoscenza ancora limitata di cosa sia di questo schema concettuale dei servizi ecosistemici. E quindi è importante che questa conoscenza venga aumentata e trasferita. Il secondo punto è che è possibile, con tecniche di valutazione socio-economiche, certamente identificare il valore sociale, ma anche il valore economico indiretto che un contesto sociale attribuisce a diversi tipi di servizi ecosistemici. Questo, fra l'altro, è molto importante perché questo tipo di approcci, si basa molto anche su, coinvolgimento degli stakeholder e quindi mette in moto anche tutto un meccanismo, che sicuramente avrete sperimentato anche in questo progetto, di, dialogo fra diversi stakeholder coinvolti nelle filiere produttive o nell'economia locale, che è estremamente, importante perché, crea una serie di il passaggio di informazioni che magari prima erano poco presenti. L'altro aspetto che mi sembra importante è che si possono avere anche delle sorprese con questo tipo di analisi. Ad esempio, uno studio che abbiamo recentemente condotto in provincia di Trento, abbiamo riscontrato che la stakeholder e abitanti della provincia di Trento e abitanti delle province confinanti attribuivano un valore maggiore anche dal punto di vista economico alla conservazione e miglioramento della biodiversità, alla conservazione e miglioramento del paesaggio tradizionale, alla conservazione della qualità delle acque, che non all'aumento dell'offerta e della disponibilità di formaggi tipici. Una volta che si ha quindi la lista, scusate, non della spesa, ma la conoscenza dei diversi certifici ecosistemici e dei valori che viene ad essi attribuiti, ci si può muovere per identificare delle strategie di valorizzazione private e pubbliche che si basino sul reale valore dei servizi che le filiere produttive dei prodotti che si cerca di valorizzare sul mercato forniscono. Queste strategie sono efficaci se intercettano, se si basano sulla informazione reale del consumatore, sulla conoscenza del valore che il consumatore attribuisce a questi aspetti e se si basano su pratiche e servizi realmente erogati. Da questo punto di vista mi sembra interessante il fatto che nella strategia Farm to Fork, una delle iniziative che l'Unione Europea prevede nei prossimi anni anche di introdurre un sistema di etichettatura per la sostenibilità, che è importante che comprenda tutti gli aspetti della sostenibilità, non solo alcuni, e soprattutto non solo alcuni esclusivamente ambientali, ma anche tutta una serie di altri benefici, e il fatto che sta pensando anche di uniformare l'etichettatura volontaria sulla base di non solo le caratteristiche dei prodotti, ma anche sulla base degli aspetti ambientali, culturali e socio-economici ad esse collegati. E ovviamente, per concludere, chiaramente con questa conoscenza è poi possibile ottenere, cioè pensare o di migliorare i pagamenti pubblici, perlomeno per quanto riguarda i pilastri che riguardano lo sviluppo rurale, cioè pagamenti pubblici che siano giustificati da servizi e da pratiche che effettivamente erogano servizi e che siano adeguati al valore che a questi servizi dà la società. Sappiamo tutti che finora i pagamenti pubblici non sono stati in grado di remunerare e sostenere adeguatamente le multifunzionalità e che quindi c'è parecchio lavoro da fare a questo riguardo. Bene, quindi proprio per concludere, alcuni spunti finali. I servizi ecosistemici ci consentono di avere una visione molto più ampia dei diversi servizi e dei servizi dei sistemi zootecnici, di individuare sinergie e conflitti a livello globale, ma anche a livello locale, nelle specificità dei diversi contesti ambientali, socio-economici, e ci consentono di collegare questi servizi alle richieste della società.
in una prospettiva di sostenibilità ambientale e anche socio-economica. Certamente non tutti i temi della multifunzionalità sono coperti dai servizi ecosistemici, ad esempio, o le richieste della società, ad esempio il benessere animale non fa parte dei servizi ecosistemici, oppure il ruolo che i sistemi agrozootecnici hanno per la coesione sociale e per la diversificazione e resilienza e sostenibilità economica delle comunità locali non è coperto dai servizi ecosistemici. Però questi aspetti possono essere comunque valutati e inseriti anche metodologicamente nelle in valutazioni che si combinano bene con quelle dei servizi ecosistemici. Certamente valorizzare, conoscere e valorizzare i servizi ecosistemici è cruciale per i sistemi estensivi perché hanno una bassa produttività di beni che hanno un mercato rispetto invece ai benefici senza mercato che producono, senza per questo dimenticare che anche quelli intensivi ne beneficerebbero. Per questo è fondamentale un approccio interdisciplinare fra diverse discipline per identificare i diversi tipi di servizi e anche per poterne valutare il valore socio-economico. Ed è, a mio parere, fondamentale espandere e migliorare l'informazione sia degli stakeholder che del pubblico. Concludo ricordando che l'Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali ha una commissione allevamento e servizi ecosistemici. Sul sito dell'ASPA potete trovare un primo report e che comunque sarà, a cui stiamo lavorando per un aggiornamento che sarà pronto per il prossimo autunno. Vi ringrazio. Grazie, professor Rimando l'individuazione o Ramanzin. interrompo? Se vuole anche attivare la webcam, così anche gli altri relatori possono attivarla, così ci facciamo conoscere. E la ringrazio molto della sua relazione, perché direi che è assolutamente, si integra assolutamente in tutto ciò che abbiamo fatto nel nostro progetto e discusso. Quindi la comunicazione nei prossimi webinar, l'interdisciplinarietà, e quindi assolutamente sono temi inerenti proprio a ciò che noi abbiamo fatto. Darei la parola al professor Pierpaolo Danieli con la relazione Formaggio di montagna, ciclo di vita e sostenibilità ambientale della produzione. Grazie, grazie Anna, buonasera a tutti. Come anticipato, la mia relazione è diciamo, una delle due strettamente attinenti alle attività di progetto e con l'obiettivo di illustrare in estrema sintesi quello che è stato fatto e soprattutto evidenziare i risultati e possibili diciamo, ricadute applicative degli stessi. Brevissima introduzione a corollario di quanto già introdotto dal collega Ramanzin è il fatto che indagini recenti di tipo sociologico svolte in ambienti anche diversi come il Nord-Est, ma anche le Marche, come vedremo in seguito, ci dicono che diciamo, le filiere di stakeholders interessati alle produzioni agroalimentari di montagna tengono in debito conto la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio. Così appunto nel Nord-Est si può vedere come questi due temi, o questo unico grande tema, in realtà pesi molto perché poco meno del 50% dei rispondenti ha sottolineato questo aspetto. Così appunto anche per gli altri operatori gli stakeholders della filiera, inclusi gli operatori, un'indagine in territorio montagna delle Marche ha evidenziato come addirittura sulla base della media dei punteggi di risposta a alcune domande, diciamo, l'argomento ambiente per quanto riguarda la produzione in montagna sia estremamente importante. Sostenibilità ambientale è un termine, diciamo, ampiamente utilizzato, ma diciamo, non è sempre semplice, come ha chiaramente illustrato il collega Ramanzini, insomma, in qualche modo inquadrare in maniera univoca questo. Diciamo, il concetto che sottende questo insieme di parole. Quello che si può dire è che di norma, insomma, alla sostenibilità ambientale possiamo associare, diciamo, un impatto ambientale delle attività antropiche il più basso possibile. E questo chiaramente si può ottenere attraverso una serie di
di azioni o strategie volte al ridotto impiego di fonti di energia non rinnovabile, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in parte connesso alla prima voce, l'adozione di pratiche e strategie, diciamo, volte a limitare, al minimo possibile il depauperamento delle risorse naturali, con particolare riguardo, a quelle, diciamo, non rinnovabili o non rinnovabili con tempi, diciamo, in tempi brevi. E poi chiaramente c'è anche in questo novero, non possiamo non citare, diciamo, l'attenzione appunto a preservare dal punto di vista della qualità ambientale, diciamo, il nostro ambiente che si sostanzia in suolo, aria e acqua. Per fare questo, diciamo, una delle strategie o dei metodi ampiamente utilizzati ormai da molti anni in ambito accademico, ma non solo, è diciamo, pensare nell'ottica del ciclo di vita. Si parla adesso di economia circolare, quindi la circolarità è sicuramente, diciamo, un concetto assolutamente adattabile a questo tipo di ragionamenti. E dal passare al pensare in materia circolare, diciamo, si è andato strutturando nel tempo un approccio metodologico che prende il nome di Life Cycle Assessment o LCA. Questo approccio metodologico è un approccio altamente strutturato, armonizzato e normato a livello internazionale, il quale si prefigge sostanzialmente l'obiettivo di analizzare in maniera molto, molto dettagliata di un certo processo produttivo, tutti quelli che sono gli input del processo, gli output del processo, per poter calcolare in maniera analitica, trasparente, e confrontabile l'impatto, ambientale derivato da, la produzione di un certo prodotto, ma la cosa chiaramente può essere estesa anche ad un certo servizio. Per in qualche modo, diciamo, rendere associato questo tipo di metodo a quello che già è ampiamente, diciamo così, ricorrente nel settore agroalimentare ormai da alcuni decenni, possiamo dire, sostanzialmente l'obiettivo, del Life Cycle Assessment è quello di, ridurre l'impatto ambientale dei prodotti, così come l'obiettivo l'utilizzo dell'approccio del metodo HACCP è quello di ridurre il rischio per la salute dei consumatori. Il risultato in definitiva può essere omologato, considerando autocontrollo appunto della produzione per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari dell'HACCP, e in definitiva una valutazione delle proprie performance ambientali per quanto riguarda appunto l'aspetto Life Cycle Assessment. L'LCA si basa su un lavoro articolato in più fasi, non entro nel dettaglio di ognuna di queste, ma diciamo, per illustrare quanto appunto questo approccio è un approccio, se volete, di natura ingegneristica, volto quindi proprio a sviscerare un processo, definire quali sono gli ambiti dello studio, definire tante variabili, per poi arrivare alla sintesi di calcolare appunto gli impatti. Parlo di impatti perché, come ha già anticipato Ramanzin, ci sono molte categorie di impatto e quindi è giusto parlare al plurale, per arrivare a una valutazione di sintesi per poi trovare delle applicazioni. Venendo al merito del nostro lavoro con le aziende modello, la prima fase d'obbligo è stata quella di modellizzare diciamo, l'intero processo produttivo, sebbene questo suddiviso in due fasi fondamentali: la produzione del latte e quindi la trasformazione, tenendo conto, appunto, come dicevo, come chiede l'LCA, di tutte le voci di input, sia per la fase di stalla, diciamo così, sia per la fase di caseificio. Questo ha significato dover stilare una lista più completa possibile di possibili input, dagli alimenti, foraggi, l'energia elettrica, gli animali, carburanti, farmaci, tutto ciò che viene utilizzato a livello di caseificio, sia per la trasformazione che poi per la conservazione, il packaging, insomma, l'insieme di tutte le voci che contribuiscono in definitiva alla realizzazione del prodotto, non dimenticando che ad ognuna di queste voci può essere connesso, per esempio, una fase di trasporto, la quale a sua volta chiaramente avrà un certo impatto.
A fronte di tutti gli input, poi naturalmente abbiamo stilato la lista di tutti gli output. Ovviamente questa è una rappresentazione globale per tutte e due le aziende, in tutte le condizioni dello studio, come vedremo in seguito, non, appunto, non tralasciando quelli che possono essere anche elementi residuali, quali appunto materiali che saranno destinati allo diciamo, alla smaltimento o al riciclo, che contengono magari gli imballi per le etichette per il prodotto, insomma tutto quello che diciamo sono gli output del sistema, inclusi quelli che sono i prodotti, in questo caso i formaggi, e chiaramente la carne, che come è evidente è un coprodotto, essendo queste aziende a vocazione lattiero-caseale. Naturalmente, diciamo, la schematizzazione generale poi è dovuta necessariamente entrare e confrontarsi con un dettaglio, soprattutto a livello di caseificio, laddove appunto a fronte di una, devo dire, interessante diciamo, offerta variegata di prodotti, abbiamo dovuto cercare, col supporto dei responsabili delle aziende, cercare di definire quali fossero alimento, diciamo, prodotto per prodotto, i vari step di lavorazione, con tutti, anche in questo caso, input e output. Non entro nel merito di altri dettagli, ma vado dritto a quelli che sono, diciamo, dei risultati complessivi, laddove abbiamo valutato quattro dimensioni dell'impatto ambientale, voce di impatto, che sono, diciamo, il potenziale climalterante, il potenziale acidificante, quello eutrofizzante e il consumo di suolo. E diciamo, semplicemente per illustrare come in termini generali, considerato l'insieme delle due aziende come una tipologia di quell'area, complessivamente gli impatti totali sono risultati o in linea o, diciamo, prossimi a quelli, per esempio, riportati in letteratura su prodotti, diciamo, non proprio di montagna, ma comunque su formaggi, diciamo, tipici del nord. In questo caso si trattava di Asiago. E per mettere in evidenza che la produzione del latte, quindi la prima fase del processo produttivo, come noto, è quella che in questo tipo di filiere presenta l'impatto maggiore, con tutti, diciamo, però, i retroscena che ci ha illustrato il relatore che mi ha preceduto, essendo questi sistemi di montagna. E comunque, guardando i numeri, diciamo che abbiamo rilevato alcune differenze tra le due aziende, qui le ho denominate A e B, come nel webinar precedente, almeno per alcuni indicatori di impatto. In particolar modo, chilogrammi di CO2 equivalente sono risultati sensibilmente inferiori nell'azienda A rispetto all'azienda B, e questo in stretta relazione con le differenze nella gestione alimentare. Infatti l'azienda A è quella che, diciamo, nel periodo più strettamente estivo portava gli animali al pascolo. Questo chiaramente ha portato un beneficio, nel senso del minor consumo di alimenti a livello di stalla, quindi, diciamo, una riduzione, insomma, interessante o importante di impatto sui cambiamenti climatici. Nel caso della seconda azienda, che invece non opera l'alpeggio, non pratica l'alpeggio, complessivamente l'impatto, diciamo, è rimasto abbastanza inalterato, passando dalla fase estiva a quella invernale, con, come unica nota, un valore leggermente superiore d'estate, laddove, diciamo, oltre alla raccolta dei foraggi per l'alimentazione diretta degli animali, c'è anche la fase di produzione dell'erba da essiccare per l'inverno. E quindi è chiaro che nel periodo estivo si è andata accumulando in un certo modo, o concentrando, un impatto che poi ovviamente, diciamo, è legato alla necessità di alimentare gli animali anche d'inverno. L'altro, non tratterò tutti gli indicatori, l'altro che mi sembrava interessante è appunto il consumo di suolo. Come ha ben espresso la Manzin, ci siamo trovati in una certa difficoltà perché, a differenza della norma, di questo tipo di studi che riguardano sistemi intensivi o semi-intensivi, ma comunque, diciamo, dove appunto c'è in effetti la necessità di capire quant'è il suolo utilizzato per un certo tipo di produzione, perché quel suolo non potrà essere usato per altri tipi di produzione. Qui appunto abbiamo avuto qualche difficoltà, soprattutto con l'azienda A, che per periodo estivo pratica l'alpeggio. E quindi, se avessimo contabilizzato
su questo indicatore l'estensione dell'area laddove appunto l'allevatore porta gli animali in alpeggio, chiaramente questo indicatore sarebbe schizzato a valori assolutamente improponibili. E dietro a questo sta appunto l'anomalia o, se volete, la sottigliezza del fatto che appunto non si dovrebbe uniformare il consumo del suolo indipendentemente dal tipo di suolo. In questo caso questa cosa ritengo non possa essere fatta. Alcune pratiche virtuose che abbiamo riscontrato durante il sopralluogo, durante la raccolta delle informazioni sia presso l'azienda che poi a distanza, è sicuramente la gestione alimentare per quanto riguarda l'azienda basata in estate sull'alpeggio, che quindi, come abbiamo visto, porta dei benefici in termini ambientali, e d'altro canto l'utilizzo di foraggi prodotti in aree limitrofe all'insediamento aziendale, utilizzati ovviamente nel periodo estivo freschi, quindi senza nessun tipo di manipolazione, e tutto sommato utilizzati in maniera importante anche d'inverno, previa appunto essiccazione presso il centro aziendale. Altre pratiche virtuose, la tendenza o la disponibilità a sfruttare tecnologie come, diciamo, l'utilizzo dell'energia solare per, diciamo, in qualche modo ridurre i consumi energetici, questo a livello di caseificio. E d'altro canto, una interessante e piacevole diciamo, scoperta o sorpresa del vedere come queste aziende si siano già attivate, si stiano attivando in maniera molto, molto convinta, molto decisa, verso l'adozione di tecnologie che consentono di ottimizzare le attività dell'allevatore, che ovviamente, oltre a diciamo, sgravarlo da una serie di oneri, hanno anche l'indubbio vantaggio di ottimizzare la gestione dell'allevamento e quindi, in definitiva, andare a mitigare per quanto possibile l'impatto dell'allevamento stesso. Una sintesi di punti, insomma, in qualche modo derivanti direttamente dall'analisi di questi due sistemi è sicuramente il lavoro che si può svolgere nel corso di uno studio LCA consente di acquisire una maggior consapevolezza dei flussi di processo che può essere utile per gli allevatori per eventualmente pensare a delle strategie migliorative, volte a riduzione di sprechi, anche a fini economici, ma implicitamente, possibilmente, anche riduzione delle emissioni. Una valorizzazione o diciamo, un'ottimizzazione economica da questo punto di vista è possibile, tenendo conto che poi i software per gli studi LCA sono anche software che consentono l'inserimento di dati economici e quindi di poter valutare diciamo, pro e contro anche dal punto di vista economico nel caso di ipotesi strategiche di cambiamento di alcuni aspetti del modus operandi standard. E poi altri due spunti sono sicuramente una possibilità o potenzialità nella valorizzazione dei prodotti mediante strategie di labeling e diciamo una preparazione verso quelli che sono le nuove direttrici della politica agricola comune. Per quanto riguarda il primo punto, diciamo, non è un'ipotesi, nel senso che il labeling ambientale si sta concretizzando nel settore agroalimentare e cito un esempio, il sistema IPD, che è un sistema internazionale di certificazione ambientale, di performance ambientali, che oltre al prodotto carne in scatoletta che gira o ha girato negli ultimi tempi anche sulle emittenti nazionali, in realtà annovera nel settore lattiero-caseario 10 prodotti latte sostanzialmente e 10 prodotti del settore formaggio e 5 prodotti del settore formaggio. Quindi ci sono 15 prodotti del settore lattiero-caseario che attualmente dispongono di una certificazione EPD. Uno di questi, giusto per esempio, è un latte del centro Italia che, e qui vedete un po' la sintesi della scheda che accompagna diciamo, il riconoscimento IPD di performance ambientali, che riporta, oltre a descrizione del prodotto, della filiera, eccetera, eccetera, descrive anche
quali sono i valori di riferimento calcolati appunto attraverso il metodo SA per gli impatti, in questo caso su quattro indicatori di impatto, tre dei quali sono quelli che abbiamo considerato anche nel nostro studio. L'altro aspetto appunto è quello del proiettarsi in una dimensione che è quella della nuova PAC post 2020, che prevede gli ecoschemi che dovranno essere attivati obbligatoriamente da tutti gli Stati membri, ma che non impongono ovviamente l'obbligatorietà di adozione di nessuna strategia particolare per quanto riguarda gli agricoltori e gli allevatori, che quindi sono liberi di decidere se e come eventualmente approfittare di queste opportunità, che si sostanzieranno con pagamenti aggiuntivi e compensativi anche per sostenere i costi supplementari dovuti alle pratiche, diciamo, ossequiose dell'ambiente. Numerosi sono i capitoli di interesse, ne riporto soltanto tre che in qualche modo sono abbastanza attinenti a quello che è stato detto finora: il sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici con una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, prevenzione della degradazione dei suoli, e qui appunto abbiamo pascoli ed erbai permanenti che aiutano da questo punto di vista, e infine la protezione della biodiversità in un'ottica ecosistemica già introdotta dal precedente relatore. In sintesi, di tutta la presentazione, ho annotato alcuni punti, spunti, che ora vado velocemente a elencarvi. Innanzitutto, sicuramente, un punto di forza di questi allevamenti, di questi sistemi produttivi, è uno schema di filiera corta che peraltro, è richiamato molto anche nel marketing dell'agroalimentare in generale, non solo per i prodotti di montagna. Soprattutto se c'è una tendenza a voler incrementare gli approvvigionamenti in loco, questo al fine di ridurre sicuramente l'impatto legato ai trasporti. Effetto positivo sulle prestazioni ambientali è derivato in larga parte dalla tipologia di gestione alimentare con l'utilizzo del pascolo appunto laddove possibile, o con l'utilizzo di larga parte dei componenti dell'alimentazione delle bovine, basata su appunto erba sfalciata e somministrata, oppure erba sfalciata e essiccata e poi somministrata al periodo invernale. Altro aspetto importante è sicuramente l'introduzione di tecnologie nel ciclo di allevamento produttivo, con un prevedibilmente, possibilmente positivo maggior ricorso alle strategie di precision feeding, quindi all'ottimizzazione dell'alimentazione, almeno laddove possibile o quando possibile, in modo da minimizzare il rilascio di nutrienti e l'emissione di gas ad effetto serra, e laddove serve possibile un ricorso allo sfruttamento di energie rinnovabili per sostenere appunto alcuni consumi energetici che sono essenziali per sia l'allevamento che poi per la trasformazione. Abbiamo trovato alcune difficoltà nel descrivere compiutamente tutti i dettagli quantitativi per quanto riguarda input e output, e quindi sicuramente dal punto di vista degli imprenditori un orientamento verso una maggior comprensione del proprio processo produttivo in termini sia di misurazioni separate, per esempio, dell'energia elettrica, dei consumi idrici, all'interno dell'intero sistema, suddividendoli per allevamento, caseificio, abitativo o altro, e sicuramente una tenuta organizzata, possibilmente digitalizzata, delle registrazioni con finalità SA, ma ovviamente anche non solo. Come sistema, beh, diciamo che sicuramente un supporto tecnico per la stesura degli studi di life cycle è fondamentale, perché senza questo è difficile che l'allevatore possa cimentarsi in questo tipo di attività, e quindi ci si aspetta che nel prossimo futuro si vadano affermando agronomi con alta specializzazione da questo punto di vista, e una profonda conoscenza delle realtà territoriali, perché poi bisogna conoscere anche appunto il territorio e i problemi del contesto per poter inquadrare correttamente appunto, per esempio, gli impatti. Infine, un richiamo a quelle che possono essere policies di sostegno a tutta questa, entusiasmo che in qualche modo stakeholders, allevatori, noi del mondo della ricerca, riversiamo sulla tutela dell'ambiente e la sostenibilità ambientale.
attraverso politiche orientate all'informazione e sensibilizzazione, coinvolgendo nel modo più ampio possibile il pubblico, anche quello, diciamo, anche quello turistico, di tipo turistico, perché no? Fornire tutte le possibili condizioni per sfruttare agevolazioni e incentivazioni al miglioramento della sostenibilità ambientale delle aziende agrotecniche e poi possibilmente la promozione di piani strategici integrati locali per i prodotti di montagna che tengono in concreta valutazione e considerazione proprio, diciamo, gli aspetti ambientali intesi come servizi ecosistemici e riduzione, diciamo, degli impatti. Io vi ringrazio, ovviamente mi unisco a quanto anticipato dal coordinatore, ringrazio assolutamente i titolari delle aziende o i responsabili delle aziende che hanno, ci hanno fornito, prestato molta, molta disponibilità nel fornire i dati e supportarci anche per capire alcuni dettagli che ovviamente da esterni non sempre è facile comprendere. E poi ringrazio ovviamente tutti voi per l'attenzione. Grazie. Grazie professor Danieli. Nella relazione lei ha identificato delle pratiche virtuose, per esempio l'alpeggio estivo, il foraggio fresco, l'introduzione di innovazione nell'attività di allevamento, quindi nella nostra zootecnia, il labeling ambientale, la PAC, che sia una PAC ad hoc per l'agricoltura di montagna. Questi saranno tutti i temi che gli altri due webinar cercheranno di sviluppare nel senso in cui voi avete concluso le vostre relazioni, perché avremo proprio modo di come dire, entrare un po' nel merito del logo, nel merito dell'introduzione e l'innovazione all'interno di un'azienda per agevolare la gestione. Per esempio, avremo appunto anche il dottor Rubino con il suo modello di latte nobile, proprio per vedere come dire, per offrire al consumatore un latte diverso di una certa qualità. E avremo anche appunto una persona esperta nella PAC che ci dirà che cosa la nuova PAC dovrebbe avere per aiutare quelli che dicevamo i servizi ecosistemici della montagna. Benissimo, direi che ringrazio ancora il professor Danieli. Possiamo passare all'ultima relazione del professor Primi, intitolata Pratiche zootecniche ed erosione del suolo, il caso di studio della Val Formazza. Se riesce appunto a accendere anche lui la telecamera, così vediamo, ci vedono tutti. Grazie. Sì, Prego. bene, grazie professoressa. Allora, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio anche io tutti i partecipanti a questo webinar sull'agricoltura di montagna e sui temi della sua valorizzazione. Dunque, prendendo spunto dai risultati della ricerca condotta in Val Formazza nell'ambito del progetto IALS, tratterò il tema del delicato rapporto tra pratiche agrozootecniche ed erosione del suolo, cercando, un po' come hanno fatto gli altri relatori, di trarre delle considerazioni che possono essere utili in contesti applicativi italiani reali. Dunque, il suolo, come a voi tutti noto, è una risorsa limitata ed è alla base della produzione di cibo, di foraggio, di fibre, oltre che di molti servizi ecosistemici fondamentali, come già ampiamente trattato dal professor Ramanzini nel suo intervento. Il suo degrado è talvolta dovuto a uso e gestioni scorrette e quindi non sostenibili, e questo degrado molto spesso è irriversibile, almeno nel breve medio periodo. Ovviamente quando parliamo di breve medio periodo per il suolo intendiamo decenni, e questo nel caso di degrado lieve, oppure possiamo addirittura pensare a centinaia di anni nei casi più gravi. Inoltre, una variabile che sta assumendo sempre più peso è la maggior frequenza di eventi climatici estremi.
Questo grafico, che è tratto da un documento tecnico di ISPRA sulle variazioni e tendenze degli estremi di temperatura e precipitazione in Italia, seppur indicante un lieve aumento del valore massimo annuale di precipitazione giornaliera, questa riga tratteggiata, che facendo i conti è di circa 1,2 mm per ogni 10 anni, in realtà evidenzia la maggior frequenza di eventi estremi di pioggia intensa negli ultimi decenni, almeno a partire dalla metà degli anni 80 del secolo scorso, rispetto ai precedenti periodi. E quindi questo è un elemento che avvalora la questione degli eventi estremi sempre più frequenti nel nostro paese. Esistono in realtà diversi modi per salvaguardare i suoli. Ad esempio, il gruppo intergovernativo sul suolo del Partenariato Globale per i Suoli raccomanda una serie di azioni, tra le quali quello ovviamente di aumentare i terreni gestiti con pratiche sostenibili, quali ad esempio l'inerbimento, il minimum tillage o il no tillage, per quanto riguarda appunto le operazioni prettamente agronomiche. In generale, migliorare anche le tecniche di ripristino dei suoli degradati, promuovendo, quando necessario, anche una intensificazione sostenibile della produzione che miri anche a considerare il suolo come elemento da salvaguardare. E poi promuovere delle pratiche di gestione per l'adattamento, al cambiamento climatico, quindi qualcosa di più mirato, soprattutto per l'attenuazione degli effetti dovuti agli eventi meteorologici estremi. Questo ovviamente non solo in Italia, ma a livello globale. Per cercare di dare un contributo in tal senso, uno specifico work package, anzi una parte del work package legato alla sostenibilità ambientale del progetto, è stato dedicato a questo tema. È stata presa a riferimento la Val Formazza, che è una delle valli del comprensorio della Val d'Ossola, in provincia del Verbano Cusio Ossola, e questa valle è una tipica vallata alpina, originatasi per l'erosione fluviale dovuta al fiume Toce, che si origina in testa alla valle e la percorre per tutta la sua lunghezza, quindi in senso longitudinale. Sui versanti ci sono le caratteristici boschi di conifere, essenzialmente formati da abete bianco, abete rosso e latice, e nel fondovalle ci sono appunto prati pascolo gestiti tradizionalmente, ossia con pascolo bovino e raccolta del foraggio attraverso operazioni di fienaggione. Per la stima dei valori di erosione, abbiamo considerato due livelli di dettaglio, un livello a scala di bacino idrologico e uno a livello di azienda agricola. E in azienda agricola abbiamo preso a riferimento i terreni dell'azienda Formazza Agricola, appunto, che è partner di progetto. Dunque, la ricerca ha riguardato la stima dell'erosione in due scenari. Uno scenario A, che possiamo definire la situazione reale, quindi quella appena descritta, con boschi di conifere, prati pascolo permanenti utilizzati dal bestiame e per la produzione di foraggi. Uno scenario B, una situazione del tutto simulata, dove al posto dei prati pascolo vengono ipoteticamente sostituiti dei seminativi sottoposti a lavorazioni meccaniche tipo aratura, erpicatura, quindi con copertura a livello di copertura erbacea solo per una parte dell'anno e con il terreno, il suolo superficiale rimaneggiato e quindi non stabilizzato come nel caso dei prati pascolo permanenti. La modellizzazione è stata eseguita in ambiente GIS attraverso impiegando il metodo RUSLE, ossia un modello che si chiama Revised Universal Soil Loss Equation, e è un modello matematico ampiamente utilizzato per valutare l'erosione del suolo anche a causa di agenti meteorologici e può essere impiegato in modo con alcuni
aggiustamenti anche ad ambienti topografici complessi, come è quello in esame della Valtossola. Il metodo seguito, sul quale non farò degli approfondimenti particolari di livello metodologico, perché non è questa la sede, ha previsto la creazione di layer informativi in ambiente GIS ad un'adeguata scala di dettaglio, la successiva implementazione entro due scenari di copertura del suolo, appunto quella con pratipascolo e quella con seminativi lavorati, diciamo così, implementazione dell'equazione Russell, che poi vi farò vedere, su una maglia di 100 metri per 100 metri, quindi questo è il livello di dettaglio geografico, e quindi la successiva associazione ad ogni pixel di 100 metri per 100 metri al valore di perdita del suolo, stimato in termini quantitativi come tonnellate a ettaro per anno. Si è quindi proceduto al calcolo e alla classificazione della perdita di suolo entro bacino ed entro azienda, poi capiremo meglio quali sono i termini di riferimento geografici, per i due scenari, e quindi sono state create delle rappresentazioni cartografiche dell'erosione reale del suolo sia a scala di bacino che a scala aziendale per i due scenari. Allora, questa carta rappresenta il bacino afferente a sul fiume Toce a valle delle particelle di pascolo dell'azienda Formazza Agricola, che sono, vedete, evidenziate in violetto. Il modello Rusle è un'equazione matematica dove la stima della perdita media annua di suolo, espressa in tonnellate di suolo all'anno, è data dal prodotto di vari fattori. E questi fattori sono l'erosività della pioggia, l'erodibilità del suolo, il fattore topografico, il tipo di copertura del suolo e le pratiche di controllo dell'erosione se attuate. I dati di partenza sono stati acquisiti da banche dati ufficiali e poi sono stati fatti alcuni rilievi di dettaglio sulle parcelle. Qui vedete le serie di carte prodotte, di layer prodotti, di stati informativi prodotti. E corrispondono questi file ad altrettanti file raster georeferenziati in ambiente GIS che, moltiplicati tra loro, formano la carta dell'erosione dei suoli, a livello in questo caso di bacino di riferimento, e ovviamente da questa si possono estrapolare l'erosione, si può estrapolare l'erosione a livello di singola parcella aziendale. Questa tabella riassume un po' quelli che sono i risultati in termini quantitativi, quindi qui parliamo sempre di stime quantitative. Vi faccio solamente notare quello che avviene nei due scenari. Ovviamente i valori degli altri usi del suolo, delle altre casistiche sono lasciate inalterate per entrambi gli scenari. Quello che è cambiato è solo lo scenario pascolo oppure seminativo lavorato. Quindi nello scenario simulato sono, diciamo così, l'erosione del suolo è circa 10 volte maggiore di quella dello scenario reale, passando da circa 9.500 tonnellate all'anno nello scenario reale a 95.000 e oltre tonnellate all'anno nello scenario simulato, per una superficie di circa 183 ettari, che sono, diciamo così, tutte le parcelle, tutte le aree dedicate al pascolo di tutta la Valformazza fino al punto del bacino più in basso. È evidente che l'attuale, quindi, tipologia di uso del suolo delle parcelle è fortemente determina una netta contrazione del suolo eroso. Questa è la tabella invece che riassume l'erosione nelle parcelle dell'azienda Formazza. Le parcelle dell'azienda Formazza hanno una superficie totale di circa 108 ettari, e quindi nello scenario reale abbiamo un'asportazione di circa 5.700 tonnellate all'anno
mentre nella, quindi non per ettaro, qui si parla di intero bacino, intere parcelle pascolate, rispetto a un ipotetico 56.000, quasi 57.000 tonnellate annue nello scenario simulato. E quindi è evidente la grande differenza di esportazione. La differenza sta proprio nel fatto che la situazione reale consente una copertura durante tutto l'anno con l'erba, anche quando c'è, diciamo così, la copertura nevosa. Invece i terreni a seminativo potrebbero, perché così succede, essere mantenuti scoperti da copertura vegetativa per diversi mesi all'anno, e quindi questo, se gli eventi meteorologici, soprattutto quelli estremi, cadono in quei giorni di scopertura del suolo, si ha un'erosione molto più importante. Quindi, dalle evidenze ottenute con questo progetto, ma anche di altri contributi tecnici e scientifici che possono essere trovati, ritraibili nella letteratura, quali sono i messaggi da portare a casa, un po' il take home message, che ovviamente i modelli zootecnici che adottano pratiche di pascolamento estensivo e assicurano la copertura del suolo tutto l'anno contribuiscono in maniera importante al mantenimento dell'assetto idrogeologico. E questo nella progettazione agrozootecnica, che molto spesso è supportata dai tecnici agronomi, agrotecnici, oltre ovviamente dall'imprenditore agricolo, si deve tener conto di tale fattore, in modo da favorire l'attuazione o la transizione, se vogliamo utilizzare questo termine che adesso va molto di moda, verso pratiche di gestione attente a questi aspetti. Una delle cose principali che mi viene in mente è la corretta stima del carico zootecnico mantenibile. I sistemi zootecnici estensivi, oltre a fornire quindi alimenti di origine animale di elevata qualità nutrizionale, come avvalorato da altri work package in questo progetto, contribuiscono in maniera molto importante al mantenimento dei molteplici servizi ecosistemici, tra cui quello legato all'assetto idrogeologico e paesaggistico in generale. Una cosa importante è che i servizi ecosistemici vanno considerati nelle strategie di marketing, che quindi supportano il processo di creazione del valore dei prodotti di montagna in generale, ma insomma dei prodotti ottenuti con metodi sostenibili. E sotto il profilo metodologico, una delle cose che è più difficile fare è quella di stimare, quantificare il servizio ecosistemico e soprattutto darne contezza al consumatore. Nel caso, ecco, dell'erosione del suolo, il modello RUSL, quindi l'utilizzo di strumenti geoinformatici e modelli matematici, consente di oggettivamente determinare, ovviamente poi possono essere fatti degli approfondimenti caso per caso, ma è uno strumento utile per i tecnici per poter determinare a scala anche di dettaglio l'erosione del suolo a livello aziendale. Concludo con alcuni spunti per progetti o approfondimenti futuri, aggiungendo e non sovrapponendomi a quello che hanno già detto il professor Ramanzin e il professor Danieli. Ad esempio, sarebbe opportuno, secondo me, attuare delle azioni dimostrative in campo, in collaborazione con le aziende agricole e i tecnici specializzati, attraverso le quali diffondere, queste buone pratiche agrozootecniche, che andrebbero ovviamente dovrebbero essere attuate per la corretta conduzione, soprattutto di aree sensibili sotto il profilo idrogeologico e sotto il profilo della ricerca, proporre progetti mirati ad approfondire con un approccio scientifico l'effetto sull'erosione e sulla qualità
del suolo, magari anche in altri modelli agrozootecnici italiani, che comprendono ad esempio l'utilizzo anche di superfici boscate, diverse specie animali o contesti territoriali, magari non prettamente di montagna, ma di collina o addirittura di pianura. Bene, ringrazio anche io le aziende che hanno messo a disposizione i loro dati, soprattutto l'azienda Formazza Agricola, e ringrazio voi tutti per l'attenzione. Grazie, professor Primi. Sicuramente questo suggerimento sulle azioni dimostrative in campo per diffondere le buone pratiche agrozootecniche è una bellissima idea. Era un intento, tra virgolette, del progetto che, ahimè, la pandemia, diciamo, ha un po' stravolto e quindi, nel senso, un po' il tentativo anche di questi webinar è anche un po' quello. Però alla fine noi cercheremo da questi webinar e quindi dai vostri suggerimenti, dalle vostre diciamo buone pratiche che ci avete raccontato, che noi racconteremo poi nella parte sul consumatore, quindi sulla valorizzazione del prodotto, e cercheremo di condensarla un po' in queste linee guida, che è un po', diciamo, l'obiettivo finale della tavola rotonda, che consegneremo poi ad Ager e quindi poi magari nel futuro servirà per incontrarci in un altro progetto per continuare questo. Bene, se non ci sono domande da parte degli uditori, io passerei la parola al rapporteur finale, diciamo a chi tirerà un po' le fila, quindi al dottor Gianni Morandi, direttore della Latteria Sociale Antigoriana di Crodo. E niente, allora mi sembra che mi dicono che non vedo anch'io domande particolari e quindi Gianni lascio la domanda, ti lascio il palco. Sì, grazie. Ciao Anna, buonasera a tutti. Allora, vabbè, mi presento velocemente in modo che chi non mi conosce, perché vedo che ci sono molte persone collegate e sarei un po' presuntuoso a pensare che mi conoscano. Sì, forse conoscono il mio omonimo che ha altri impegni. Io invece mi limito a rappresentare Speravamo la. capitasse. No, ma infatti ho scritto Giovanni perché so che quando scrivo Gianni. La gente poi ha delle aspettative che in genere deludo perché sono stonatissimo. Quindi mi limito a rappresentare la latteria di Crodo di cui sono direttore. Sono anche io un agronomo come molti dei colleghi collegati e ovviamente così voglio anche rappresentare il saluto del mio presidente Marco Giannoni che ho informato ovviamente di questa mia presenza appunto a nome della latteria. In questo interessante ambito. E vabbè, velocemente, la Latteria di Crodo è una cooperativa di allevatori di montagna, ovviamente. È nata nel 1965, quindi ha una lunga storia alle spalle. Erano tantissimi piccoli allevatori che già negli anni 60 hanno visto la necessità, hanno sentito il bisogno di organizzarsi in una cooperativa per meglio poter continuare a svolgere la loro professione, perché già allora quello che adesso viene vissuto come così, la necessità di valorizzare l'agricoltura di montagna, che è alla base, no, del ragionamento per cui è stata fatta tutto il progetto di ricerca, era già sentito allora. Poi, vabbè, ovviamente nel tempo ci sono state molte evoluzioni. Sarebbe interessante poi discutere in un altro momento. Io ascoltandogli le relazioni, ovviamente ci sono tantissimi spunti, ma per fortuna ci sono anche tantissime conferme, direi, perché molte cose di cui siamo abbastanza tutti già convinti e in qualche modo aspetti che cerchiamo di porre alla base del nostro lavoro sono stati citati, ma molto spesso non c'è la consapevolezza e non c'è il modo per renderli dimostrabili, oggettivi e misurabili,
e con quelle conseguenze che vorremmo che generassero, e cioè una maggiore possibilità di continuare a svolgere questo lavoro in un contesto più difficile. Perché davvero c'è bisogno di valorizzare l'agricoltura di montagna, cioè già solo il fatto che ci sia questa consapevolezza da parte un po' anche delle università, dei sistemi organizzati di studio, già ci dà un'idea del fatto che viene già riconosciuto un valore, no? Il fatto che ci si renda conto che ci sono una serie di aspetti che vengono rappresentati dal fare agricoltura e allevamento in particolare in montagna, che hanno delle valenze che vanno ben oltre il semplice, così, la semplice remunerazione per la sussistenza di chi ci vive. Sono strettamente interconnesse ed è emerso soprattutto chiaramente nel primo intervento dove si è analizzato la valenza dei sistemi, dei servizi ecosistemici. Già nel precedente webinar era emerso così molto plasticamente, molto dimostrato molto chiaramente il fatto che sembra quasi banale, ma che in ambienti montani il foraggio ha tutta una caratteristica, lo rendono migliore, di conseguenza i prodotti hanno tutta una serie di caratteristiche migliori, e quindi questo rappresenta già un valore superiore a quello che è il confronto con altri prodotti fatti in ambienti dove è più semplice produrre, ma che non hanno questa valenza. Si è parlato anche del fatto che ci sia una certa, e sia stata misurata una certa disponibilità da parte dei consumatori a riconoscere questo valore, quindi poi sarà oggetto anche di approfondimenti nei prossimi webinar, ma sicuramente quello è un altro aspetto importante che fa sicuramente piacere ai nostri produttori. Allora, gli aspetti che avete citato chiamiamoli effetti collaterali del fatto di fare allevamento in montagna sono in parte sono oggetto di consapevolezza da parte degli allevatori e in parte no. Quindi credo che sia importante riuscire a diffondere e a far conoscere queste dimostrazioni scientifiche di cose che sono soltanto percepite ma non ben ancora radicate. È bello che ci siano delle aziende, infatti mi unisco ai ringraziamenti all'azienda Formazza e all'azienda di Jody Maccagno, che si sono resi disponibili anche a essere oggetto di uno studio approfondito, in cui immagino che abbiano dovuto partecipare in maniera molto, molto attiva, si siano dovuti mettere a disposizione, abbiano dovuto anche in un certo qual modo mettere a nudo tutto quello che è il loro modo di lavorare, il loro modo di operare. E conoscendo insomma il contesto antropologico in cui si lavora, mi rendo conto che non è cosa da poco, però è una cosa di cui dobbiamo essergli molto, molto grati tutti, perché in effetti hanno potuto far venire alla luce tutta una serie di aspetti che altrimenti appunto non avevano questa concretizzazione. È vero, il ruolo di chi fa allevamento in montagna non può essere remunerato soltanto dalla vendita dei prodotti che da quell'attività derivano, perché non sarebbe sostenibile rispetto a quello che è il contesto di quelli che sono i prezzi di mercato che si riescono a spuntare. Quindi è vero che se si riesce a far riconoscere il fatto che chi fa agricoltura e allevamento, e per un particolare allevamento in questo contesto, ha un effetto sia appunto sugli habitat, sulla biodiversità, sul paesaggio, che sicuramente è un aspetto che poi noi lo viviamo in modo molto, molto diretto, questo aspetto, cioè la stretta correlazione tra la bellezza del paesaggio, quindi l'attrazione che questo esercita verso il turismo, verso le persone che si spostano nei nostri territori, ma quella bellezza di quel paesaggio è sicuramente
è riconducibile all'attività dei nostri allevatori. Come testimonianza diretta posso portare il fatto che in questo anno di, diciamo, anno un po' straordinario, no, dovuto alla pandemia, in cui si sono alternati periodi di chiusura e periodi di apertura, abbiamo visto una oscillazione ovviamente enorme della mobilità delle persone, che ha avuto dei riflessi enormi sulla remunerazione dei prodotti, perché quando la gente si può spostare dimostra attivamente la propria propensione a venire in questi luoghi e ad associare la bellezza del posto ai prodotti del posto. E quindi questo è sicuramente un elemento che consente di così valorizzare al meglio i prodotti. Però questo è molto legato appunto alla stagionalità e ad eventuali altri eventi superiori, come è stato in questo caso la normativa che periodicamente imponeva di rimanere tutti a casa propria. Quindi è chiaro che non è sufficiente il riuscire a vendere bene i prodotti. È altrettanto importante l'altro aspetto che è emerso nei vostri interventi, legato al fatto che l'altro filone di sostegno economico che va alle aziende è quello legato alla PAC e alle le politiche agricole in generale, che generano incentivi, premi e comunque ulteriori sostegni a chi lavora in questo contesto, e che giustamente però deve essere fatto in maniera molto mirata, molto, molto legato a filoni specifici e a interventi che stimolino certi tipi di comportamenti che generano un circolo virtuoso, no, nei confronti proprio di tutti quegli altri aspetti che non sono direttamente collegati alla produzione, ma che sono legati al complesso ecosistemico che sta attorno. Si parlava di filiera corta, ovviamente si riesce a mantenere una filiera corta a seconda delle dimensioni aziendali, perché ovviamente quando le dimensioni aziendali generano una produzione che non è possibile collocare tutto sul mercato locale, è chiaro che anche l'allevatore deve rivolgersi a un mercato più ampio, ed è lì che è più difficile far valorizzare davvero il suo prodotto rispetto a quello prodotto in altre zone dove magari ci sono meno difficoltà. E quindi può essere un'opportunità interessante quello che è stato citato come il labeling, cioè quello di riuscire ad arrivare a dei riconoscimenti sotto forma di certificazioni, sotto forma di marchi riconoscibili, in virtù dei quali il consumatore anche più lontano e che non si trova direttamente a contatto con le aziende, con la realtà locale, sia comunque garantito e si fidi di quel riconoscimento. Non è semplice, però ecco, è uno di quei filoni su cui si può magari fare in modo che attraverso delle misure della PAC si possa andare a incentivare anche quel tipo di comportamento delle aziende. Ma questo è già dimostrato, basti pensare ad alcuni prodotti che hanno avuto una grandissima promozione a livello di marketing e che li legano al territorio e sono arrivati ad avere dei riconoscimenti di valore che sono molto più alti di quello che è il semplice valore legato al costo di produzione più tutti i vari fattori che normalmente compongono un prezzo. Se questo è stato possibile solo grazie ad operazioni di marketing, dovrebbe esserlo a maggior ragione se il marketing comprende anche tutti questi valori di sostenibilità ambientale e di sostenibilità in senso ampio che sono stati citati. Chiaro, tutto questo, perché un altro termine che è uscito prima è quello legato alla cultura, alla diffusione di un certo tipo di cultura, e quindi questo è un elemento sicuramente importante su cui
bisogna lavorare, perché c'è ancora una grande variabilità di metodologie, di comportamenti, di approcci. Voi avete avuto la possibilità di lavorare con due aziende che sotto questo profilo sono sicuramente all'avanguardia, proprio sotto il profilo anche dell'approccio culturale dei gestori, insomma, dei proprietari. E non è sempre così facile, quindi sicuramente anche su questo bisogna poter lavorare. Allora, poi per non disperdermi troppo, ecco, sull'ultimo tema che è stato affrontato nell'ultima relazione legato all'erosione del suolo, sì, per la gente di montagna diciamo che è una grande conferma questa, il fatto ovviamente di avere la consapevolezza che i sistemi legati alla gestione del prato stabile o quindi per la produzione di foraggi o per il pascolo sono sicuramente a minor rischio di erosione. Però spesso si vedono situazioni di gestione di alcuni pascoli, soprattutto sopra una certa quota, che su quelli ci sarebbero ambiti di miglioramento per magari stimolare una migliore gestione del pascolo, perché è vero che in alcuni casi il carico è molto inferiore a quello che era una volta, quindi la capacità di supportazione del pascolo è sottoutilizzata. In altri casi invece si vedono proprio delle situazioni di concentrazione in alcuni spazi, con conseguente, c'erano alcune foto che avete proiettato che davano un'idea molto, molto chiara e che è molto, molto reale. Quindi su quello una certa cultura di turnazione, di controllo e di utilizzo razionale potrebbe essere sicuramente utile. Tornando a quello che è un po' quello che vivo io come esperienza, avendo a che fare con, diciamo, un buon numero di allevatori, mi viene da fare questa considerazione così conclusiva, così poi se qualcuno ha delle domande per i relatori c'è ancora un attimo di tempo, e cioè il fatto che sono tutti estremamente appassionati e vivono per il lavoro che fanno, sicuramente sono anche tutti propensi ad essere sempre più attenti agli aspetti che non siano solo così legati alla produzione, alla vendita del prodotto, ma anche agli aspetti di contorno, quindi una sensibilità ambientale, una sensibilità di altro tipo. Però bisogna assolutamente trovare il modo di far sì che abbiano una remunerazione attraverso il prodotto e attraverso gli altri tipi di incentivi che sia, diciamo, che consenta quella dignità e quella sostenibilità nel lungo periodo, grazie alla quale anche i loro figli e i loro nipoti rimangano legati al territorio. Altrimenti quello che stiamo osservando in questi anni è un continuo, è vero, alcune aziende diventano sempre più grandi, sempre più tecnologiche, sempre più diciamo all'avanguardia. Altre invece tendono ad andare a spegnersi, con il risultato che ci sono sempre più aziende, sempre un numero sempre più piccolo di aziende molto grandi, che se da un lato può anche essere positivo, dall'altro fa perdere una parte di quella presenza capillare, quella presenza diffusa, quella cura più intima del territorio e del paesaggio, che invece sarebbero sicuramente funzionali all'insieme e all'economia generale di tutto il sistema socio-economico della montagna, con tutte le altre conseguenze che abbiamo già citato. Quindi la responsabilità di chi è chiamato poi a dare un contributo, diciamo culturale, nella redazione della nuova PAC, delle nuove misure che dovranno essere emesse, è una grande responsabilità, perché il problema dello spopolamento, della resa e quindi della minor resilienza di alcuni territori ad un'evoluzione che in questi anni si è vista,
rischia di essere rischia di continuare. Quindi è molto positivo che ci siano molti elementi che confermano la bontà e gli aspetti positivi e la forza che può avere il fatto di lavorare in questi territori e in queste condizioni, però non bisogna, non si può assolutamente dare nulla per scontato, rilassarsi, perché comunque è faticoso, è difficile e il rischio è davvero di una lenta ma continua riduzione del presidio del territorio. Poi se ci sono così altre domande, ci sarebbero decine di cose specifiche da raccontare, però ovviamente non è il momento adesso. Grazie. Grazie Giovanni, e a questo punto dalle tue parole mi confermi che le due aziende che noi abbiamo trovato sono proprio due bellissime aziende, perché sono gestite da due imprenditori agricoli giovani, quindi sono la seconda generazione, e quindi meno male che si sono fermati sul territorio, e sono innovativi, e vi confido che Lara Penati mi ha portato il suo gelato, il suo yogurt e il formaggio a casa nel primo lockdown, e quindi col suo furgoncino è riuscita a vendere il proprio prodotto. Quindi io sono speranzosa, nel senso che se ci sono due esempi, e meno male li abbiamo trovati noi, sicuramente ci saranno altri che seguiranno questi esempi. Quindi noi, mettendoli nero su bianco, appunto su questo territorio, magari ci sarà anche qualcun altro che cercherà appunto di far tesoro di quanto noi siamo a disposizione come conoscenze. Bene, se ci sono domande ai relatori, i relatori vogliono aggiungere qualche cosa? Guarda, Anna, solo una precisazione. Giustamente il dottor Morandi ha fatto un riferimento chiaro alla questione delle filiere. Nella mia relazione il termine filiera corta era esclusivamente diciamo fino al cancello dell'azienda, quindi non includeva tutta la parte commerciale, che per ovvi motivi non si può solo esclusivamente limitare al contesto locale, perché proprio in questo senso può andare anche per esempio un labeling ambientale di tipo internazionale, perché viene riconosciuto a livello mondiale, quindi uno ha eventualmente la possibilità di esportare in maniera anche diretta o indiretta dei prodotti che però nascono all'interno di una filiera produttiva molto ben radicata nel territorio, che porta indubbi vantaggi economici ma anche ambientali. Grazie. Bene. Se ci sono altri se non aumento i tempi e l'entropia, volevo intanto aver potuto anche sentire questa esperienza. A me sono venuti in mente tanti spunti ascoltando. Uno che mi veniva in mente relativo alla relazione del professor Danieli era che questo strumento poi di LCA sarebbe molto utile se potesse essere esteso a un grande, un maggior numero di aziende, perché nella nostra esperienza c'è una grande variabilità nei risultati di queste aziende, e quindi aziende che sono nella stessa zona con sistemi abbastanza simili potrebbero anche scambiarsi delle pratiche che sono a minor impatto, e questo è un aspetto che secondo me sarebbe molto utile. E poi sul discorso del labeling, non c'entra niente con il latte, però vi racconto un'esperienza di un progetto su cui stiamo lavorando, su una razza ovina a limitata diffusione, e questo progetto prevede, oltre ad aspetti di, per esempio, un'app per gli allevatori per scambiarsi i riproduttori, ridurre la consanguinità, eccetera, però anche un'etichettatura che in questo caso
può andare sul singolo agnello, ovviamente non può andare questo sul latte, però l'etichetta ha un codice, il cliente col telefonino si scarica la foto dell'azienda, i prati che questi pascoli che questa azienda gestisce, delle stime, per esempio per ogni agnello noi conserviamo tot metri quadri o ettari di superficie di prati e così via, insomma ce ne sono di possibilità utilizzando anche la tecnologia, dopo averli realmente misurati e dimostrati di utilizzare questi strumenti. Ecco, scusate e vi ringrazio ancora. Bene. Benissimo. Allora direi che siamo posti nei tempi e sicuramente e io vi ringrazio, ringrazio veramente tutti della partecipazione e vi invito al prossimo webinar che sarà giovedì 24, quindi il prossimo giovedì sempre alla stessa ora 16:30-18:30 dal titolo Agricoltura di montagna dal mantenimento del paesaggio e dell'allevamento estensivo alla gestione del rischio idrogeologico. Quindi vi aspetto tutti e abbiamo anche in questo caso tre relatori che alcuni appunto fanno parte del progetto come la dottoressa Mazzocchi e altri sono esperti diciamo dell'argomento e quindi ci come dire aiuteranno a trovare delle sinergie o comunque delle complementarietà a ciò che abbiamo studiato noi, come direi che oggi abbiamo fatto pienamente con queste relazioni. Ringrazio anche dottor Morandi, Arsuni di CIO, Loberti, la Cairo, quindi Ager e tutti quelli che hanno partecipato.